Amici, ma come sempre, soprattutto amiche appassionate e non del motocross, benvenuti a Policoro, benvenuti per questo quarto round degli Internazionali d'Italia Super Mare Cross. Le immagini che ci fanno conoscere il luogo, la bellissima cittadina che ci ospita, le splendide spiagge di Policoro Marina, di Eraclea, della Basilicata, che naturalmente quest'oggi non hanno i passi sulla sabbia dei bagnanti, ma hanno le ruote tassellate per questo quarto appuntamento. Una città che nasce sulle rovine dell'antica Siris, per creata e fondata dagli antichi greci, un centro archeologico di massimo livello, con naturalmente tutti i reperti della Magna Grecia in bella evidenza nei due musei e nell'area archeologica, musei di Metaponto e naturalmente di Policoro. Un centro da visitare non solo quindi per il mare, oggi siamo qui per il motocross. Insieme a me Giancarlo Ricciotti c'è Ivan Di Bello, che è il tecnico della Federazione Motociclistica Italiana, che si occupa poi ci dirà di cosa, ma che è soprattutto il tecnico che quest'oggi è qui in veste di commentatore. Lui è un ex pilota di buon livello, ora si occupa della tecnica e poi... E sei di casa qui, Ivan. Sì. Ciao, benvenuto. Ciao, ciao. Salve a tutti. Allora, sì, poi tu ci aiuterai a capire meglio le caratteristiche della pista, come va aggiustata la moto e tutto il resto. Poi ci spiegherai il compito tuo insieme alla Federazione Motociclistica Italiana per quel che riguarda appunto lo svolgimento dei corsi che hai tenuto in questi giornati. Intanto abbiamo già le highlight per quel che riguarda... Ah, no, siamo già allo schieramento di partenza di gara 2 della MX2, penso, quindi la seconda manche della giornata. Mentre si schierano, siamo pronti invece a seguire gli highlights, che hanno visto ancora una volta il leader del campionato Antonio Mancuso partire al comando, poi qualche piccolo problema, vero Ivan? Sì, fatto un errorino che lo ha retrocesso, però poi comunque ha dimostrato tutto il suo valore, riuscendo a rimontare alla grande e riuscendo poi a sopravanzare anche Carbone. Carbone, appunto, mi dicevi prima di entrare in onda che è stato un tuo avversario, aveva lasciato per qualche anno le gare, è ritornato sì, alla grande, diciamo. Sì, sì. Il ragazzo di Gioia Tauro. Gioia Tauro, Pasquale Carbone, pilota calabrese. Mio primo avversario dal 97, è stato fermo per qualche anno, adesso ho ripreso e però dimostrato di avere ancora manetta. Assolutamente, anche perché poi è riuscito nella classifica, qui l'abbiamo visto che era stato superato dal parmense Edoardo Bersanelli, ma poi se l'è messo dietro un'altra volta, e con Mancuso che aveva combinato qualche piccolo guaio, che però ancora una volta ha messo in mostra tutte le sue capacità di guida su questo terreno molto particolare che è la sabbia di mare, completamente differente dalla sabbia olandese e quant'altro. Un ottimo fondo comunque importante per prepararsi, ed ecco la bandiera scacchi che certifica la vittoria di Antonio, che rafforza la sua leadership in campionato proprio davanti a Pasquale Carbone ed Edoardo Bersanelli. E siamo già pronti allo schieramento. Fase molto importante questa della partenza, vero Ivan? Sì, certo. Preparazione, si parte dalla preparazione del cancelletto, che è fondamentale per un buono start, e poi lo scatto sarà fondamentale. Una partenza in testa è già metà gara. E qui invece siamo a propria partenza, però ancora highlights per la classe MX1, e qui abbiamo un bel gruppo di partenti, anche qui è qualificata ancora di più dalla presenza, va bene, del leader della classifica, il dominatore di queste ultime stagioni è Giovanni Bertuccelli, ma c'è un 77, la maglia del Fiamme Oro di Ale Lupino, che reduce dal mondiale di domenica scorsa in Olanda, è voluto scendere qui fino in Basilicata insieme a Marco Maddì, protagonista dell'Europeo 300 domenica scorsa, per dire la sua e per continuare la sua preparazione. Esatto, Lupino ha fatto una grande gara, ha fatto valere tutta la sua esperienza in campo internazionale, viaggiava veramente veramente bene, molto di tecnica. Ma ci siamo, perché questa invece entriamo in diretta con la partenza della gara 2 della classe MX2, pronti per abbassare il cancello, cosa che viene in questo momento. L'andatura è lenta in ritiro perché questa sabbia molto particolare si affonda. Intanto Denti, il numero 212, il marchigiano, che ha preso il comando andando a scattare davanti a tutti, ma già è la legge, la dura legge della Sicilia e del Parmense in questo caso, con Bersanelli. La Sicilia è rappresentata dal messinese Antonio Mancuso, SRS Racing per il pilota della Honda, Jump Racing invece per la Yamaha di Edoardo Bersanelli. Anche lui quest'anno ha disputato diverse gare di campionato europeo con alterna fortuna, soprattutto ricordiamo quella non troppo fortunata di Arco di Trento,
dove si stava comportando bene. Ma torniamo invece a vedere Stefano Pezzuto, il pilota piemontese, reduce da un intervento alla spalla, da un infortunio alla spalla, che è già in terza posizione. Lui quest'anno con l'Italian Factory X Offroad Racing disputa l'intero percorso degli internazionali d'Italia su sabbia e si sta mettendo in evidenza, sta migliorando gara dopo gara. Marzio Antonio, un altro specialista del Supermare Cross, numero 226, in quarta posizione davanti a Monteleone e Varà. Una condotta di gara sempre molto complicata, grande dispendio di energie fisiche per questa sabbia che affonda tantissimo. Fisiche e anche mentali, la concentrazione è fondamentale, qui non puoi perdere. L'errore è subito dietro l'angolo. Vai. Non puoi mollare un attimo, è molto molto difficile, e più si andrà avanti più diventerà dura riuscire a tenere il ritmo per tutta l'intera manche. Eh sì, perché poi si scavano, la sabbia si scava, la battigia. Intanto il replay del prontissimo e attentissimo regista, il nostro regista Luca Noce, ci propone una intraversata classica. Purtroppo sono rimasti coinvolti altri due piloti, tra questi Denti, che era scattato davanti a tutti. Gara che continua, ancora una volta non ci sono problemi, là davanti mi sembra che tutto sia regolare. Sì, già 3 secondi e 8 di vantaggio per Antonio su Bersanelli e Pezzuto. E direi che allenarsi spesso e gareggiare da anni sulla sabbia porta i vantaggi che vengono messi in mostra da Antonio. Certo, questa tipologia di terreno, questa è una specialità a parte. Qui si ha bisogno di una preparazione tecnica, motoristica e fisica specifica. Ed è chiaro che uno come un pilota forte come Antonio, che ci corre da tantissimi anni, fa la differenza. Anche la preparazione della moto è importante, perché qui sicuramente le tarature delle sospensioni sono completamente differenti, totalmente diverse rispetto a gare sul duro, dove la maggior parte dei piloti, anche per esempio del Nord Italia come Bersanelli, Pezzuto, sono abituati a svolgere. Esatto, quindi anche in questo campo entra in scena la maggior preparazione, la maggior assuefazione a questi tipi di terreni. Intanto inquadratura per l'812, Michael Lombardo, un altro locale, diciamo, considerando che il baricentro del motocross tradizionale è spostato più a nord, ma in queste ultime stagioni, lo scorso anno Internazionale d'Italia in Sicilia, Supermare Cross ormai presente dal 2000 a Policoro, per cui diciamo che almeno nel Supermare Cross il Sud Italia è protagonista a livello organizzativo. Sì, adesso si sta notando che comunque il Sud Italia sta crescendo. Sì, sta crescendo livello, tolto il tonino nazionale, che però comunque anche a livello juniores stanno uscendo bei talenti, basta vedere le classifiche delle selettive, esatto, centro-sud. Esatto. Poi le vedremo, anche perché abbiamo in pista, poi più tardi avremo in pista la diretta del minicross. Quindi ora andiamo a vedere invece la classifica, non è cambiato niente, è aumentata addirittura a 12 secondi il vantaggio di Mancuso su Bersanelli, ma qui diciamo la leadership del campionato aveva 1544 punti prima di questa gara, già 250 l'ha incamerati con la manche precedente. Direi che per Antonio Mancuso si sta spianando la strada verso il successo, lo diciamo con le dita incrociate naturalmente, perché non gliela volevamo tirare, però la supremazia è talmente ampia e netta che penso a questo punto può solamente lui commettere errori, cosa che non farà. A meno di errori gravi, sì, il re della sabbia dell'MX2 quest'anno è lui. Sembra essere lui, sì. D'altronde ha già vinto 1, 2, 3, 4, 5, 6 manche, di conseguenza quella che ha perso a Francavilla per un piccolo errore è andata a finire nelle mani di Joachim Furbetta. Oggi assente una delle speranze del motocross italiano, con un problema al ginocchio per Joachim, quindi si spiana ancora di più la strada per l'inquadrato Antonio Mancuso da Messina, una provincia che ha dato molti e sta dando molti piloti di gran livello al motocross. Sicilia è una gran bella regione, sta sfornando un sacco di buoni piloti. Dopo Cairoli comunque stanno uscendo fuori tanti buoni piloti come Bertuccelli, Mancuso, tanti altri e poi nel siciliani minicross, che stanno venendo fuori.
ha un bel vivaio e fa bei numeri. E considerando anche che per loro ogni trasferta nel campionato italiano, che sia minicross o motocross tradizionale, equivale a una trasferta mondiale per tutti gli altri, quindi esatto. Onore al merito e l'applauso che facciamo così in maniera metaforica ai piloti siciliani e non solo, calabresi e tutti quelli che dal sud si affrontano in trasferte impegnative. Oggi è la gara di casa, lo sarà oggi, lo è oggi e lo sarà il prossimo weekend, sabato e domenica, domani e dopodomani, perché il motocross di alto livello, la massima diciamo espressione del campionato italiano, ad eccezione degli internazionali, scende a Montalbano Ionico, qui a pochi passi. Domenica saremo in diretta anche per descrivere quelle gare. Torniamo a vedere invece che il tempo trascorre, rimane ancora qualche minuto, 3 minuti e mezzo per la precisione, con la leadership che aumenta, il vantaggio aumenta per Antonio Mancuso, Messina, Motoclub Messina Factory, Honda SRS, una squadra di Pescara che da anni tra quelle di vertice, di spicco nel panorama del motocross italiano e non solo, visto che tra le sue file negli anni passati ha avuto anche ottimissimi e una buonissima partecipazione nel mondiale motocross. Antonio se ne va indisturbato, tenendo conto che non è più un pilota professionista a tempo pieno, svolge il suo lavoro di collaudatore per Pirelli, quindi un lavoro che non fa il fondo d'allenamento, perché si testano gli pneumatici e bisogna fermarsi, provare, riprovare, quindi il fondo vero lui se lo fa in gara, il sabato e la domenica quando riesce a correre è il suo allenamento, però onore al merito perché è un bravo ragazzo come ce ne sono tantissimi, direi quasi la totalità nel motocross, quindi è sicuramente nonostante il poco allenamento è sempre grande professionista e lo sta dimostrando. 2 minuti e mezzo alla conclusione, il vantaggio che aumenta addirittura con Pezzuto, ecco ci siamo persi il sorpasso di Stefano Pezzuto che ha guadagnato la seconda posizione, ma penso che ci sia stato un piccolo problema per Edoardo perché il gap è minimo, ma a tutto vantaggio del piemontese numero 878, il pilota che è già da anni anche lui protagonista nel campionato italiano motocross tradizionale, tra virgolette chiamiamolo così, e che è sceso anche lui qui per questa gara del Supermare Cross perché deve continuare a prepararsi, deve continuare a recuperare il tempo perso a causa dell'infortunio che ha patito quest'inverno. La sua guida la vediamo un po' diversa, qui è importante Ivan tenere la moto sempre sollevata con l'anteriore per evitare che prenda sotto. Sì esatto, qui bisogna essere molto bravi a saper far galleggiare l'avantreno in maniera tale da non avere problemi con l'anteriore, è fondamentale saper guidare in piedi, saper far lavorare molto di gambe, essere molto sciolti, molto fluidi anche nei movimenti. Stringere infatti il conservatoio e caricare le anche ginocchia. Molto. Qui chiaramente il baricentro si sposta completamente rispetto alla guida su terreni duri. È totalmente un'altra guida, si ha bisogno di fluidità, esatto. di interpretare anche il cambiare le traiettorie curva dopo curva, perché esatto. Cambiano radicalmente, sì, c'è una traiettoria ben definita come avviene cambia, giro dopo, cambia esatto. Giro dopo giro, e quindi bisogna essere anche bravi a saper interpretare subito con una velocità il tracciato, bravi, furbi e scaltri, perché bisogna anche approfittare magari di un piccolo problema come pensiamo abbia avuto Edoardo Bersanelli, che è il nostro fondato, è stato risucchiato da Stefano ed ora però sta cercando di riprendersi la seconda posizione per guadagnare qualche punticino ed andare a disturbare Stefano 878 257, mentre il gap è veramente all'interno riesce l'attacco deciso di Edoardo che guadagna così la seconda posizione, un'altra componente a rischio, tra virgolette, sono i piloti da doppiare, lo vediamo in questo momento perché la differenza di capacità si evidenzia ancora di più sul tracciato sabbioso. Sì, vediamo la differenza tra i primi e il già metà gruppo, e la differenza è enorme. E già infatti scusa, ma vediamo dal monitor dei tempi curato da Ultracross che già i primi tre hanno doppiato praticamente tutti, quindi ad eccezione di Pasquale Carbone che questa volta non è riuscito, partito male, era esatto, ultimo e non è riuscito a tenere il ritmo di chi
di quelli con cui ha lottato nella gara precedente. Esatto. Onore sì. al merito, però. Comunque ha fatto partito all'ultimo giro, era tra gli ultimissimi, ha fatto già un'ottima rimonda, già in quarta posizione, però purtroppo il treno dei primi ormai è andato. Eh sì, anche perché la pista è breve, una pista corta e ancora denti a terra. Purtroppo c'è questo ragazzo... È troppo nervoso, l'ho visto in diverse altre occasioni, molto veloce, scatta sempre bene, ma poi evidentemente si lascia prendere un po' dalla foga e in più di un'occasione l'ho visto commettere errori che poi gli hanno compromesso la riuscita alla gara. Intanto Pezzuto è ripassato, il duello che si protrae, dovrebbero essere infatti, arriva la puntuale la segnalazione dell'inizio degli ultimi due giri e Pezzuto ha ripreso, si è ripreso la seconda posizione andando a superare nuovamente Edoardo Bertanelli, che evidentemente ha avuto qualche piccolo problema ed ora sta navigando in terza posizione. Ancora lì davanti c'è Stefano Pezzuto che si volta a controllare quanto sia lontano il suo antagonista, il suo rivale in questo caso, la inquadratura che ci fanno vedere il lavoro che svolgono le sospensioni, il fisico che asseconda le curve, le buche e quant'altro. È una scena bellissima ed ora il cartello invece che viene mostrato a Pezzuto e a Bertanelli quando è già passato da oltre 36 secondi. Ai, attenzione, perché questa mattina l'ho girata 39, quindi 36 secondi di ritardo vuol dire che c'è un Mancuso che è proprio dietro di pochi secondi, dietro ad Edoardo Bertanelli, quindi chissà che non riesca un'impresa al siciliano, mentre dovrebbe aver infatti ha già iniziato l'ultimo giro non gli riuscirà ma per poco ha imposto un ritmo insostenibile per tutti i suoi avversari, dimostrando un'altra capacità su questa tipologia di terreno. E lo vediamo che guida in piedi molto rilassato, ha studiato con attenzione dove mettevano le ruote i piloti da doppiare per non essere coinvolto in mucchi o quant'altro, quindi giustamente in questo ultimo giro ha rallentato notevolmente ed ora va verso il finish line, dove Angelo Guerri, direttore di gara, è stato caduto per denti e niente, non gliel'abbiamo tirata, ma abbiamo sottolineato la sua grinta eccessiva in molti casi, e la bandiera scacchi che ferma il numero 310 Antonio Mancuso, che ha sbaragliato in maniera assoluta tutti i suoi competitor ed ora nonostante una botta ci sembra un po' dolorante alla spalla, chissà che non abbia fatto uno strappo o qualcosa nel cercare di controllare la sua moto. Attendiamo per vedere se viene confermata la seconda posizione di Stefano Pezzuto, ancora non è arrivato sul traguardo e ecco invece l'inquadratura in soggettiva per Antonio, che sembra dolorante alla spalla, ci auguriamo nulla di serio, che sia solo una piccola botta per il messinese. Arriva Pezzuto e viene confermata la seconda posizione anche dal monitor, il 5 che si danno, arriva anche cioè, papà Mancuso che va ad assistere naturalmente il suo figlio maggiore. C'era in pista anche l'altro fratello, però nella 125 corre con lo Squarna, che poi vedremo, fratello minore di Antonio. Allora, una gran gara ancora una volta, i primi tre hanno doppiato tutti, la quarta posizione per Pasquale Carbone davanti a Di Marzio Antonio, a Berenatti, a Lombardo e gli altri, e la supremazia ancora una volta assoluta e quasi imbarazzante a questo punto per Antonio Mancuso. Sì, ha imposto, come dicevo prima, un ritmo insostenibile per tutti i suoi avversari, allungato e... forse altri due giri probabilmente avrebbe preso anche il terzo. Assolutamente, infatti è arrivato il terzo Bertanelli, nonostante abbia rallentato Antonio, è arrivato con 30 secondi di ritardo. Ci sta, Antonio su questo terreno ha un'altra esperienza, molto più esperienza, molta più familiarità è su questa classe. Tipologia di terreno assolutamente si sente. E allora Motoclub Overcross, che si è fatto carico di organizzare anche questa quarta tappa, anche quest'anno la quarta tappa degli Internazionali d'Italia su sabbia, con Antonio Farina il suo presidente. Ma siamo già con Antonio Mancuso, siamo pronti per le interviste, amiche e amici sportivi. Cominciamo subito con il fantastico Stefano Pezzuto, che è stato capace di conquistare un ottimo secondo posto, sofferto per il torinese, ma comunque è arrivato dopo una bella schermaglia con Edoardo Bersanelli. Sì, era dalla gara dove mi sono fatto male a Francavilla che non andavo più sulla sabbia, quindi va bene così. La prima manche purtroppo ho fatto una partenza delle mie, quindi bruttissima, però sono riuscito adesso la seconda manche a partire un po' meglio,
Ho cercato di gestire, perché comunque sono tre giorni lunghi, domani e dopodomani abbiamo l'italiano motocross, e quindi ho gestito un po', poi agli ultimi tre giri ho cercato di passare in seconda posizione, perché tanto Antonio era già andato, ne aveva molto di più di tutti noi. Bravissimo Stefano, ricordiamo Italian Factory Yamaha per il piemontese anche il team. Signori, si è riconfermata ancora una volta dopo la grande performance in gara 1, questa volta meno sofferta. SRS Racing, la squadra di Pescara con la Honda da Messina, Antonio Toni Mancuso! Grande Toni, grande prova, questa volta hai amministrato, almeno ci è sembrato. Ma diciamo che questa volta sono partito un po' più concentrato, non ho fatto errori subito, quindi ho fatto il mio ritmo, cercavo di essere sciolto. Ero tranquillo, sapevo che avevo un qualcosina in più, quindi sono stato abbastanza calmo. Poi all'ultimo sono caduto all'ultimo giro, per colpo sono doppiato, però ho fatto una bella gara, un buon ritmo, sono veramente contento. Allora a questo punto pronti per il podio? Sì, subito la premiazione relativa a questa seconda manche, il tempo ai tre migliori rappresentanti di questa classe MX2 di raggiungere il podio, mentre già si stanno preparando invece dopo il giro di ricognizione i piloti della MX1. Intanto gli highlights che ci mostrano quanto è accaduto, ancora vedete là davanti il bravissimo e velocissimo protagonista dell'all shot Denti, che però poi probabilmente qui si era già alzato, mi sembrava quello lì il pilota Pasquale Carbone, qui altro mucchio in cui viene coinvolto ancora purtroppo per lui Denti con la KTM del Madeira Racing, e qui la passeggiata, magari a saper passeggiare così Ivan, almeno per quel che mi riguarda, sì. Sei stato un ottimissimo, un bravissimo pilota di minicross fino a un problema che ti ha costretto a fermarti, vabbè, ma poi ne parliamo. E Pezzuto onestissimo nel ammettere la superiorità di Antonio per questa tipo di gare, ma pronto poi a riscattarsi nel weekend che inizierà da questa sera. Allora, non ci eravamo accorti che Antonio fosse caduto, però era talmente ampio il suo vantaggio, ed ecco riproposta la caduta di Denti, diciamo, non neanche ce ne eravamo accorti, per cui era talmente ampio il suo vantaggio, mentre la premiazione per quel che riguarda la classe MX2 con il Bersanelli, che lo vedete là con la tenuta bianco celeste, bianco rossa per Stefano Pezzuto, ed il vincitore che sa bene dove piazzarsi al centro, Antonio Mancuso, che quindi viene premiato per questa vittoria, ma poi tutti si dovranno preparare e essere pronti per dare il via poi alla manche del trofeo supercampione, dove i migliori sono selezionati per combattere e aggiudicarsi la classifica con annesso titolo, ma soprattutto un premio interessante in combinata con il campionato italiano MX1 ed MX2 per quel che riguarda il montepremi messo in palio dal promoter FX Action, un'auto per il vincitore, una moto per il secondo, bici elettriche e tant'altro, quindi un grande sforzo da parte di FX Action per dare soddisfazione ai piloti. Spesso non vengono riconosciuti gli sforzi, quest'anno direi che FX Action si è data da fare tantissimo per far sì che almeno qualcosa rimanga ai piloti. Splendida iniziativa dell'FX Action, che comunque si sta impegnando molto per far sì che tutto l'ambiente motocrossistico italiano riesca a crescere. Sta dando un'ottima immagine. Il colpo d'occhio di oggi ce lo dimostra, notevole. Con tantissimo pubblico. Vabbè, stare in spiaggia e guardare le moto, anche a chi non piacciono le moto, è un'occasione. Con una stupenda giornata, esatto, come quella di oggi, un mare splendido come questo di Policoro, mangiando delle fantastiche fragole, abbiamo avuto modo di assaggiarle, direi che ci sono tutti gli ingredienti per passare un bel primo maggio in riva al mare. Il rumore delle moto magari a qualcuno può dar fastidio, ma sicuramente in un contesto simile è piacevole assistere a quello che riescono a fare questi ragazzi impegnati in gara. E i ragazzi impegnati in gara sono quelli della cilindrata maggiore, vale a dire la MX1. Abbiamo già intravisto cosa è successo in gara 1: il numero 77 Ale Lupino, il 316 è Bertuccelli, il 153 Marco Maddì, il 73 che è Pierpilippo Bertuzzo, che sono un po' i protagonisti di spicco di questa gara, senza dimenticare Luca Fontanesi e altri piloti che cercheranno di inserirsi nelle posizioni di vertice, anche se qui il passo di Ale Lupino, almeno come abbiamo visto in gara 1, è di altissimo livello, però
un alupino con cui ho parlato prima dell'inizio della diretta, che mi diceva è venuto qua proprio per fare fiato, per continuare la sua preparazione, intanto lo splendido casco UFO che ha sfoggiato in occasione del Gran Premio del Trentino con il tricolore, i colori della polizia, tutto glitterato, un po' molto modaiolo il casco di Ale. Dicevo, è venuto proprio con la volontà di allenarsi, di fare il fiato, sa che questa sabbia non è quella che trova nel nord Europa, ma sa che gareggiare qui insieme agli altri, trovare il passo giusto, lo può aiutare nella crescita nel campionato mondiale. Domenica prossima Talavera della Reina per il quinto round, il sesto round del campionato mondiale. Domenica scorsa è stato uno dei migliori italiani, quindi direi che piano piano Ale sta crescendo. Come sta crescendo invece nel campionato europeo Marco Maddì, domenica scorsa il terreno a lui più sfavorevole, la sabbia olandese con gli specialisti che lo hanno messo un po' in difficoltà, ma è pronto già da domenica prossima anche lui a candidarsi al ruolo di protagonista nell'Europeo 300 dove vice campione. Esatto, queste presenze dimostrano quanto possa essere efficace gli allenamenti e l'uso di questa sabbia, di queste tipologie di terreno. Vedere un Cancelletto con questi livello. Protagonisti che stanno partendo, scusa ti interrompo perché siamo già al cartello dei 5 secondi al via per vedere chi scatterà ancora una volta, qui quasi che si affondano. Bertuccelli, attenzione, bandiera rossa, allora c'è stato un problema al cancello, ho visto la bandiera rossa sventolare, almeno mi è sembrato, comportami tu, mi sembra di aver visto, sì. Angelo Guerri che sta comunicando via radio con gli ufficiali di percorso di esporre bandiera rossa, dice c'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto, non si è abbassato proprio più il cancello di Bertuccelli ed ora i tecnici, il personale, lo staff del Motoclub Overcross di Nova Siri, coordinato e capitanato da Antonio Farina, è rimasto proprio bloccato, però prontissima la direzione di gara a bloccare anche la gara con la bandiera rossa, quindi tutto riprenderà da capo, i commissari di percorso che sventano le bandiere gialle per segnalare appunto che si deve riprendere da capo. Dicevi giustamente che viene qualitativamente aumentata la partecipazione al Supermare Cross perché è un ottimo terreno, Lupino ha detto poi al nord pioveva dappertutto, avrei perso altre giornate di allenamento, lui comunque essendo pilota Fiamme Oro, gruppo sportivo Fiamme Oro, deve per forza partecipare al campionato italiano, ora va a controllare il cancello di partenza per assicurarsi che tutto sia in ordine, visto che partecipa vuol far bene, no? Che dici? Giusto, è normale, c'è poco da fare, chi sta lì dietro il cancelletto, l'obiettivo alla fine è sempre quello di poter fare il meglio possibile e di vincere, e se sì, possibile. Anche perché dice sì, sono venuto ad allenarmi, ormai, però comunque sa, uscire con un primo e un conto, tornarsene con un terzo, esatto, ma anche un secondo non piace a nessun pilota. Allora va a preparare nuovamente, anche se li abbiamo visti al via di gara 1, compattano, pressano, mettono sassi e tutto il resto, però la sabbia affonda, c'è poco da fare, quindi è importantissimo mollare la frizione nel momento esatto in cui va giù il cancello e dosare, in questo caso non bisogna essere rabbiosi perché più si accelera, più si gira la manopola dell'acceleratore, più la moto si affonda, esatto. Quindi bisogna trovare il giusto mix, saper dare anche caricare il giusto l'avantreno e il posteriore per dare la giusta trazione. Partenza che soprattutto su questa tipologia di pista è fondamentale, una partenza abbiamo visto anche casomai con carbone nella seconda manche dell'MX2, una volta partiti dietro è difficile recuperare. Difficilissimo recuperare. Allora, visto che loro stanno ancora lavorando, ti ho presentato come tecnico della Federazione Motociclistica Italiana ed è quello che sei. Sei qua, oltre che a commentare la gara con me, ti ho coinvolto velocemente oggi e questo mi fa piacere, però sei qua per portare avanti il corso, uno dei tanti corsi che organizza la Federazione Motociclistica Italiana, indirizzati allo sviluppo e a far conoscere di più questo nostro sport. Sì, oltre che essere tecnico da
da quest'anno tecnico federale, sono anche referente della commissione sviluppo delle attività sportive per la regione Basilicata ed oggi abbiamo il primo corso hobby sport che è dedicato ai bambini dai 7 ai 14 anni che non totalmente sono mai, che gratuito, non sono mai saluti sulle totalmente moto. Gratuito e per far sì che si possano avvicinare sempre quanti più ragazzini, bambini, giovani leve in questo splendido sport. E c'è da dire che qui c'è anche il grande lavoro da parte della Federazione Motociclistica Italiana, mettete a disposizione le moto, l'abbigliamento, quindi tutto, la sicurezza, siamo seguiti da te e dai tuoi collaboratori, quindi apprendono le prime nozioni di questo sport. Per di più sport. Da quest'anno abbiamo instaurato uno splendido rapporto con il CORE Molise, con il quale oggi sono venuti a collaborare con noi, ci stanno dando un'ottima mano. Una mattinata abbiamo fatto circa 50 bambini hanno partecipato al corso, cosa splendida, e nel pomeriggio si presuppone ce ne siano altrettanti, per cui giornata stupenda, proficua. Speriamo, la nostra obiettivo è quello di far sì che in questo sport si avvicinino sempre più giovani leve. Sì, sicuramente, perché ne va del nostro sport, del nostro piacere di vedere queste gare. Dietro le spalle di Antonio Chiaroli, di Lupino, Filippo Erz e tutti gli altri c'è un piccolo vuoto che dobbiamo colmare. Ci auguriamo che con il lavoro che tu e i tuoi collaboratori state svolgendo con la Federazione Motociclistica Italiana, che sta sempre di più seguendo questo discorso in maniera proficua e positiva, il gruppo di piloti aumenti. Quantitativamente non siamo messi male, perché la prova precedente di campionato italiano a Faenza si sono presentati 260 piloti, per cui sicuramente se questa è la crisi, ben venga la crisi. Però è il livello qualitativo che è un po' non scarso, perché sarebbe poco rispettoso nei confronti di chi corre. Però ci vorrebbe quel qualcosa in più da parte di qualche pilota per far sì che il vuoto che tra qualche anno, speriamo il più tardi possibile, lasceranno i protagonisti attuali venga riempito in maniera positiva dai giovani. Purtroppo a livello internazionale, tolti i soliti Cairoli e quelli, Filippo Erz, Guarneri, tutti Lupino, quelli che disputano il mondiale, Monticelli e altri, si fa fatica a stare lì al vertice, soprattutto in una classe come la MX2. Purtroppo l'Italia attualmente non ha piloti sul podio. Esatto. Ed è significativo. Speriamo anche che nel prossimo futuro di poter avere finalmente qualche nuovo pilota da poter tifare e da poter applaudire sotto il podio. Anche nel campionato europeo abbiamo dei buoni talenti, cito Cervellin, che piuttosto che altri, adesso mi è venuto in mente Cervellin perché è il campione italiano, è quello più rappresentativo, e anche lui delle Fiamme Oro, ma ad Arco di Trento, D'Angelo e tanti altri, però gli manca quel pizzico per essere grandi protagonisti, cosa che invece sembra agli Oltralpe, non solo francesi ma di tutta Europa, sembra avere. Secondo te cosa manca ai ragazzi che praticano questo sport ad alto livello di nazionalità italiana per primeggiare? Purtroppo il motocross mondiale negli ultimi anni è cambiato tantissimo. Le gare del mondiale si disputano su tracciati strani, particolari, molto, diversi, molto esatto. Difficili e con una tipologia di terreno dove noi molto molto difficilmente riusciamo a trovare, per cui tanta sabbia, tanti canali, tanto fango fresato, esatto. E noi in Italia purtroppo questo non è difficile, è difficile ritrovarlo, ed è normale che il problema è che noi italiani, fino a quando le condizioni sono abbastanza agevoli, sappiamo anche andare molto forte. Il problema è quando si arriva in quelle condizioni dove poi chiaramente la mancanza di abitudine ci fa tornare indietro. Spesso allora manca un po' di carattere, spesso manca un po' di abitudine, un po' di voglia di primeggiare. Adesso non me ne vogliano, ma parlo da appassionato
da chi da tanti anni segue questo sport, spesso ci si accontenta forse di vincere un campionato regionale e si è già arrivati, invece no, perché le gare che contano sono queste e quelle a livello internazionale. Quindi speriamo che con il lavoro della federazione, dei tecnici e la voglia di essere protagonisti ci facciano vedere nei prossimi anni altri ragazzi italiani che possano prendere il sopravvento anche in campo internazionale. Allora, fortunatamente siamo riusciti a riempire questo buco, abbiamo visto i piloti che si sono schierati, hanno pressato per quello che è possibile il terreno di gara, e Giovanni Bertuccelli, 316, leader della classifica, ha perso la leadership per quel che riguarda il campionato della la classifica del supercampione, che è passata nelle mani di Marco Maddì. Oggi un Marco Maddì che nella prima gara manche è giunto in terza posizione, ha scelto di gareggiare non con il fido 302 tempi con cui ha disputato le prime gare, ma oggi in sella una 350, sa che qui la competizione è di altissimo livello e già quel piccolo gap che poteva avere il 302 tempi ha cercato di colmarlo scendendo in pista quest'oggi col 350. Sì, parlavo proprio questa mattina con Marco, lui ha scelto di correre con il 4 tempi perché giustamente sa bene che partire con 302 tempi è comunque significa partire penalizzato. Sì. E non tanto per quanto riguarda la gara MX1, ma l'interesse è tutto per quest'anno, è per la classifica assoluta. Quindi esatto. Il papà tanti anni fa si è vinto un Renault 4 quando c'era il Super Motocross, parliamo c'erano i dinosauri poco più. Il figlio vorrebbe andare a casa con una Panda messa in palio da FX Action. Ma allora ci siamo, il cartello dei 15 secondi mi sembra che sia già stato esposto e infatti arriva quello dei 5 secondi al via per vedere chi sarà protagonista e chi cercherà di mettere dietro Ale Lupino, Bertuccelli e Maddì, e chi cercherà di inserirsi. Si abbassa il cancello, questa volta tutto regolare, e mi sembra che sia Lupino e Maddì che ha bruciato ancora una volta tutti, questa volta non ha cannato la partenza come ha fatto nella prima manche ed ora scappa, cerca già di scappare, ma la gara è ancora lunga, 10 minuti più due giri. E subito dietro ci sono sia Lupino che Bertuccelli. Rischio, è andato a saltare sulla sponda e perde qualcosa, ma vedete, qui come perdi è altrettanto facile ritornare sotto, anche perché se Mancuso è il gran protagonista della MX2 e Bertuccelli lo è nella classe MX1, anche lui è da tanti anni il migliore rappresentante della cilindrata maggiore sulla sabbia. Sì, lo dimostra anche il poco gap preso anche da piloti di esperienza mondiale come Lupino. Ripeto quello che dicevo per Mancuso prima, su questo terreno si ha bisogno di una familiarità e di una preparazione ecco specifica. Ecco Lupo, intanto che passa, Lupo sorprende Maddì, 77 per la Honda Assomoto Red Moto, e passa anche Bertuccelli. È un momento critico per Marco, che infatti sembra aver ha rallentato all'improvviso, ma qui quando è problema forse perché ha rallentato, ha perso il ritmo, quindi non riesce più ad essere fluido e veloce come lo è stato nel primo giro, e forse ha subito psicologicamente l'attacco prima di Lupino poi di Bertuccelli, tant'è che ha già perso diversi metri, ma gara ancora assolutamente lunga, di conseguenza cercherà di tornare sotto per non perdere altri punti importanti, non solo nella classifica di campionato, ma poi per essere pronto a dire la sua nella supercampione. Ma ha già perso 3 secondi e mezzo, con 1 secondo e 8 invece in ritardo dell'inquadrato Giovanni Bertuccelli, la Honda numero 316, la tabella rossa che ci fa capire che è lui il leader del campionato nelle gare di motocross, nei mondiali, nei campionati italiani. Chi ha la tabella rossa è il leader del campionato, per farsi riconoscere bene. Lui ci tiene naturalmente a questo ruolo di primatore nella MX2. Lupino invece sta guadagnando lentamente qualche metro, però sa benissimo che Giovanni Bertuccelli è lì dietro. Nella manche precedente, sul finale di gara, era riuscito ad arrivare sotto, poi però è stato più bravo nel superare i doppiati Alessandro Lupino ed è riuscito a mantenere un discreto margine di vantaggio, ma Giovanni sembra stia carburando un po' più lentamente di Lupino, e d'altronde la partecipazione al mondiale quel qualcosa in più dà. Certo, l'abbiamo visto certo. Anche da un punto di vista anche psicologico, sa, arrivare da una gara mondiale in quel di Valkenswaard, sapere di aver corso con il massimo del livello mondiale,
fa arrivare anche con una tranquillità e una tranquillità sicurezza maggiore con cui affrontare la pista. E Bertuccelli però non lo diamo per spacciato, assolutamente, sta perdendo qualcosa, si è un po' addormentato in questi momenti, la gara è ancora lunga, ci sono i doppiaggi alle sue spalle, Maddi invece purtroppo per lui gira addirittura 45 contro i 42, il tempo 42 rotti di Lupino, 43-2 per Bertuccelli, mentre 45-5 per Marco Maddi, che ha avuto un ottimo exploit all'inizio ma poi evidentemente ha pagato pegno, ha pagato dazio con Pierfilippo Bertuzzo in quarta posizione, il pilota di Caorle, il Veneto, che qui per il momento non riesce ad essere ad inserirsi nel gruppo che lotta per le posizioni di vertice, rimane in quarta posizione così come cercava, così come ha fatto nella manche precedente, no, dopo è sprofondato addirittura in settima posizione, esatto, era caduto nelle ultime passaggi quando era in quarta posizione. E poi un ragazzo campano, Nicola Di Luccia, che tiene alto insieme a Bertuccelli la bandiera del Sud Italia, lui è campano, è da anni anche lui che partecipa alle gare di campionato italiano, al Supermare Cross, non è un professionista come lo sono Lupino, Bertuccelli, Maddi e Bertuzzo, quindi onore e all'applauso a Nicola Di Luccia, con Jimmy Di Nicola, un ragazzino che sta giovane, che quest'anno ha scelto di gareggiare nella classe più impegnativa, la MX1, che si sta comportando bene, direi che sta trovando un giusto feeling con una moto impegnativa, difficile e potente come la 450. Sì, esatto, sta crescendo tantissimo anche all'italiano a Faenza, soprattutto nelle prove del sabato ha fatto registrare degli ottimi tempi, sta crescendo molto e con la MX1 sta veramente facendo belle cose. Compagno di squadra nel team Pardi di Giovanni Bertuccelli, team Pardi che da anni segue tantissimi ragazzi, li fa crescere, Daniele e Giuliano sono i proprietari, allenatori, preparatori e quant'altro, è di un gruppo vastissimo di ragazzi che ogni anno viene messo in mostra non solo nel Supermare Cross, ma le doti di questi preparatori ormai sono famosi per noi appassionati da anni e anni. Pierfilippo Bertuzzo, numero 73, anche lui partecipazioni internazionali, 2 anni fa tutto il mondiale MX3 con alterne fortune. E anche Pierfilippo da tanti anni, lo scorso anno vice campione nel campionato italiano motocross, anche a Pierfilippo, veloce, preparato, si allena, però gli manca quel qualcosina per scavallare ed entrare a far parte di un gruppo di alto livello nel panorama del motocross. Esatto, anche Pierfilippo è sempre stato uno dei migliori talenti del vivaio italiano, ha fatto delle belle stagioni, ha fatto, come dicevi tu, preparatissimo, uno di quei ragazzi che si allena, molto preparato, però anche lui ha mancato qualcosina, quel pizzico per poter fare il salto di qualità. Esatto, sì. Esatto, speriamo che riesca a trovarlo con la tranquillità con cui gareggia all'interno dell'Italian Factory X Offroad Racing, emanazione italiana per la Yamaha che gli affida le moto che vengono portate in gara nella MX1 da Bertuzzo, nella MX2 da Pezzuto ed ora Bertuzzo che rimane in quarta posizione, i tempi sul giro però sono assolutamente molto alti. Attenzione perché il monitor ci dice che 42.5 nell'ultimo passaggio, la caduta è, purtroppo non riusciamo a vedere il numero di gara, mentre addirittura arriva il doppiaggio ormai imminente da parte di Lupino nei confronti di Pierfilippo, l'abbiamo inquadrato, l'abbiamo visto dietro, eccolo il lupo che va a doppiare proprio Pierfilippo Bertuzzo, e dicevo attenzione perché Bertuccelli ritorna a girare a 46, quindi per un giro ha guadagnato 2 secondi nei confronti di Alessandro Lupino, ma ora torna ad essere ridimensionata l'azione del messinese numero 316 Giovanni Bertuccelli, inquadrato Ale Lupino, inquadrate le bandiere blu che vengono sventolate dai commissari di percorso, dalla direzione gara per segnalare l'arrivo del leader, quindi non spostarsi ma agevolare quantomeno il sorpasso di chi sta guidando la gara. Guardatelo, i piedi sulle pedane, solleva la ruota anteriore per affrontare la gobba successiva, grande tecnica, grandissima, grande tecnica, grande esperienza da parte di Alessandro. Un altro livello onestamente rispetto a tanti altri, d'altronde anni e anni di partecipazione, lui che è stato campione del minicross, se non vado errato, correvate negli stessi periodi, quindi lo conosci
lo conosci bene e è riuscito ad arrivare nonostante gli infortuni lo scorso anno, veramente un anno sfortunatissimo per lui. Era salito in 4,50, una gran gara nel Gran Premio del Trentino, poi la frattura e la rottura del crociato. Si era ristabilito, quest'inverno una botta forte alla spalla, ci auguriamo il cambio di moto, cambio di team che lo sta assistendo nel migliore dei modi, ci auguriamo che riesca a ritrovare il ritmo. Domenica scorsa, l'ho già detto, a Valkersvard è stato il migliore degli italiani, la sfortuna ha colpito l'intera pattuglia tricolore ad iniziare dai Cairoli, passando per Philipp Ars e Guarneri, e lui è stato l'unico pilota che è andato a punti in tutte e due le manche sul terreno a lui meno congeniale e più difficile. Ora è costretto addirittura a tagliare la pista perché sarebbe andato in contatto con un doppiato che gli ha tagliato la strada improvvisamente. Nessun problema, perché è talmente ampio il suo vantaggio di quasi 10 secondi. E Bertuccelli, che oggi ha trovato un avversario inaspettato ma che lo ha messo in crisi. Lupino ha trovato, come si suol dire, pane per i suoi denti. Alessandro è un ottimo pilota, però Giovanni dimostra tutto il suo livello, perché comunque sta lì, non perde tantissimo e poi alla fine risulta l'unico dei non doppiati. Esatto. Anzi, sì. Perdi più solo a soli 6 secondi. A soli 6 secondi sta recuperando, ma qui entrano in gioco i doppiaggi, sta per scadere il tempo. Bertuzzo anche lui ha perso un giro, la pista è corta e basta un attimo per perdere tanti metri, si inventa delle traiettorie, dei doppi tribilanci sulle wave, per chi non è del settore sono le gobbe lunghe, onde, la traduzione dall'inglese, che affrontano in diverse maniere, c'è chi le affronta con la ruota anteriore impennata, invece chi fa dei salti e cerca di percorrerle il più velocemente possibile. Sì, si vede proprio la differenza tra Giovanni, Alessandro e il resto, perché loro saltano completamente le prime due, nelle prove libere facevano anche a triplo, e mentre gli altri arrancano si vede la differenza di tecnica, sì, di capacità e di preparazione tra tutti quanti. Arriva il cartello degli ultimi due giri, Maddi rimane in terza posizione e anche lui mi sembra sia riuscito per il momento ad evitare, per il momento è riuscito ad evitare, ma sta per essere doppiato subito, immediatamente alle spalle del numero 153 che abbiamo e vediamo ora inquadrato. C'è Ale Lupino che si appresta ad andare a doppiare anche il terzo nella classifica, segno che è stata giusta la partecipazione di Ale a questa gara, perché si sta facendo il fiato. Sta tenendo un ottimo ritmo, come mi diceva, parlavamo con Federica Babini, la sua ragazza, hanno scelto proprio di essere qui perché un conto è allenarsi da solo, un conto, anche se il terreno è particolare, è gareggiare insieme agli altri, avere un riferimento sulla propria tenuta e soprattutto sulla propria velocità, cosa che sembra stia riuscendo alla perfezione ad Alessandro Lupino, che se ne sta ormai andando in maniera indisturbata, sta percorrendo l'ultimo tratto di pista per poi andare verso la bandiera a scacchi, che fermerà vittoriosamente anche questa seconda manche. Ormai pochi metri lo separano, massima attenzione come sempre, con gli occhi ben puntati sulle curve, sui canali, sui doppiati che potrebbero essere d'intralcio e in qualche maniera anche a volte pericolosi, ma le bandiere blu che stanno lavorando alla grande, ed eccolo, la bandiera a scacchi che ferma anche questa seconda gara vittoriosa di Alessandro Lupino, indisturbato, non ce n'è stato per nessuno, soprattutto per Gio Bertuccelli in seconda posizione. Ancora una volta il ritardo che si è notevolmente ridotto in quest'ultimo giro, ma ormai era troppo tardi per tentare la sortita nei confronti del Lupo. Terzo arriva Marco Maddi, quarto in ritardo anche lui di un giro c'è Pierfilippo Bertuzzo, davanti a Nicola Di Luccia in ritardo addirittura di due giri, così come De Nicola, di Matteo Abuso, Luca Fontanesi, Salvatore Runcio, che segue insieme a tutto il resto dei piloti che sono intervenuti a questo appuntamento, il quarto stagionale con gli internazionali di sabbia Supermare Cross qui a Policoro, e Policoro che dal 2000 che ospita le manifestazioni sulla sabbia, qua cambia di pochi metri la location, intanto un bellissimo passaggio
ci mostra che anche Maddi non se la cava assolutamente male, ci mancherebbe. Domenica scorsa no, un sesto assoluto, se non vado errato, nel campionato europeo 300, lui è il vice campione, ha diciamo attutito il colpo nel terreno a lui meno congeniale e cercherà di rifarsi già nei prossimi appuntamenti, sfruttando anche gli errori, se di errori si può parlare, che ha commesso oggi. Dicevo di Policoro che da 2000 cambia di pochi metri magari la location, quest'anno ci ospita come da qualche anno il Lido Bambulema. Il ringraziamento va tutta all'amministrazione comunale che crede nel motocross e nel Super Mare Cross, a partire dal sindaco Rocco Leone, dal consigliere comunale Giuseppe Montano e dall'assessore sport Massimiliano Padula, che si prodigano e fanno sì che il motoclub Overcross possa organizzare ogni anno questo splendido evento che tra l'altro richiama tantissimo pubblico, il mare con il kitesurf che si gode il vento in questo caso, la gara da lontano, ma più che altro qui si gode il vento e le onde con quest'altro spettacolarissimo sport. Gli highlights che ci mostrano le fasi iniziali, e qui ci aveva un po' lasciato presagire qualcosa di buono Marco Maddi, invece purtroppo poi il sogno si è infranto subito, è stato messo dietro dal Lupo e da Bertuccelli, ed eccolo qui il momento del doppio sorpasso nel giro di 50 metri dal primo al terzo posto, e anche questo psicologicamente ha un po' abbattuto Marco, che c'è da dire forse non si trova proprio a suo agio con il 350 visto che ha sempre utilizzato il 300. Questo potrebbe essere anche uno dei motivi, molto probabilmente anche il passaggio, ultimo passaggio da due tempi a quattro tempi, hai anche inciso nella performance di Marco. Il doppio passaggio, doppio sorpasso subito psicologicamente è stato anche un altro colpo, e quindi però comunque ha si è comportato fatto comunque bene. Una bella terzo gara. Posto, anche perché anche per lui c'è l'obiettivo puntato sulla classifica del supercampione, perché sì, un titolo italiano è bello, va ad aggiungere un albo d'oro al proprio curriculum, però andare a casa con una bella auto è un'altra cosa. Lui è pronto, ma è pronto anche Boris Casadio. Vai Boris. Per le interviste ovviamente con i protagonisti, abbiamo il vincitore di questa manche, ragazzi, al quale tributiamo un grande applauso, pilota del mondiale cross, già campione junior motocross mondiale, Alessandro il Lupo Lupino da Viterbo, con i colori delle Fiamme Oro del team Asso Motor su Honda. Sulla sabbia, grande banco di prova quest'oggi. Sì, dai, è una buona opportunità, diciamo, sto tornando dopo un infortunio quest'inverno, che sono stato fuori 3 mesi e ne approfitto per queste gare che organizza Bianchini, che comunque per me è, comunque, cioè, è l'Italia. Noi piloti purtroppo del mondiale siamo stati sempre sfortunati perché avevamo coincidenze col mondiale, non abbiamo potuto mai fare, e quest'anno è un calendario un po' più intelligente, ne approfitto per fare queste gare che comunque sono sempre buone. E per fare l'allenamento penso che sia meglio sempre fare una gara che andare a girare un mercoledì da soli e fare le tue due manche, così invece comunque ci sono tanti piloti e sulla sabbia tanto pubblico, perciò sulla sabbia così è abbastanza dura, la pista è carina, però diciamo bisogna usare tanto la testa perché è facile fare un errore o toccare un altro pilota, fare un doppiato e farsi male, perciò prima di tutto la sicurezza e poi anche usare la testa in moto. Complimenti davvero Alessandro, ma vorrei sentire velocemente anche gli altri protagonisti. Seconda piazza ancora una volta per lui, vieni qua con noi. Giovanni Bertuccelli, l'asso del team Pardi Royal Path, ottimo secondo anche in questa manche con un distacco piuttosto risicato, un 6 secondi circa sul traguardo. Beh sì, devo dire appunto, dopo purtroppo il problema che è successo diciamo alla seconda manche, la prima partenza, un po' si era scombussolato il cervello, poi abbiamo rimesso subito in moto, appunto come dicevo prima, di cercare di non fare errori, anche perché avendo anche un Alessandro veloce, anche un Marco che è molto preciso, non sbaglia mai, quindi era giusto non commettere errori. Però comunque dai, una seconda manche abbastanza bella, combattuta, e niente dai, cercheremo di fare spettacolo anche del supercampione e di fare bene anche durante il campionato. Complimenti. Marco Maddi, terza piazza, e poi andiamo al podio con i protagonisti. Maddi Racing su KTM, Marco, grande presenza con la KTM 3,5, terza anche nella seconda corsa, prima della Supercampione.
Sì, sono soddisfatto della terza posizione, adesso anche per la supercampione speriamo una buona partenza e di far punti importanti per il campionato che si svolge sia sulla sabbia che sul duro, quindi c'è tutto l'anno e non bisogna fare errori, quindi vediamo, dai, bisogna usare la testa, non far cavolate e stare concentrati. Complimenti ancora, andiamo al podio quindi con i protagonisti. Eh sì, stanno per premiare i tre piloti che anche in questa gara 2 si sono messi in evidenza e, per arricchire la loro collezione di coppe, di trofei e di quant'altro, mentre sono già schierati dietro al cancello di partenza i piloti della 125. Secondo appuntamento per loro non potranno partecipare alla gara del trofeo supercampione. Qui abbiamo la maggioranza di teenager, ad eccezione di qualche pilota leggermente più grande, ma qui il più grande, vabbè, sono dei gentleman rider come Davide Miglionico, ma ci sono poi anche degli ottimi piloti come Luca Milani e Luca Lippi alla soglia, poco sopra i 20 anni, il resto sono tutti ragazzini o ragazzi. Il più giovane in assoluto è Michele Gaballo, 11 il numero della sua TM e addirittura 13 anni e mezzo. Poi l'andremo a conoscere, ce lo farà conoscere anche Ivan, che lo conosce meglio di noi. Il podio che va per tributare l'applauso e le coppe da consegnare a Dale Lupino, che si piazza al centro, il posto del vincitore. Mentre già il cartello dei 5 secondi si abbassa il cancello di partenza. La gara 1 è stata vinta dal leader della classifica Alessandro Lentini. Luca Lippi, questa volta parte Riccardo Lauretti, l'avversario nella corsa al titolo che detiene in questa stagione 2015, visto che l'ha vinta nel 2014. Alessandro Lentini, numero 35, che non ha avuto un buon avvio, non lo vedo, è un po' attardato. Riccardo Lauretti, numero 39, con la Honda del team Milani, il pilota di Pontinia, di Latina, 15 anni quest'anno, tutto il campionato Supermare Cross, sta crescendo, seguito dal team Milani, da Pietro Tarulli che lo segue e gli sistema la moto e le segnalazioni. Eccolo lì il numero 35, Alessandro Lentini, anche lui reduce da un weekend non troppo fortunato, si è beccato un cappottone di quelli biblici mentre stava per essere doppiato sulla difficile sabbia olandese e in diretta televisiva. Nessun problema fisico per il pilota Husqvarna di Rieti, 17 anni per lui, Motortecnica Sanixap il team che lo segue. Riccardo Lauretti che sta scappando, alle sue spalle Luca Milani, il capo della famiglia Milani e del team Milani in questo caso, seppur con un ginocchio acciaccato. La settimana scorsa nell'italiano 125 a Cavallara una botta al ginocchio per il 21enne romano, che con qualche difficoltà sta cercando di tenere il ritmo dello scatenato 15enne. In gara 1 non è stato troppo positivo Riccardo Lauretti, in difficoltà, qualche caduta di troppo, solamente un sesto posto per lui, che invece si aspettava molto di più, perché il competitor di rilievo in assoluto di Alessandro Lentini invece ha dovuto soffrire non poco. Ora si sta riscattando, vedremo se riuscirà a mantenere il vertice. Alle sue spalle, come detto, inquadrato ora il 109, Luca Milani con Giuliano Mancuso, lo vediamo dal monitor di Ultracross in terza posizione, il fratello minore di Antonio, poi Luca Lippi e Alessandro Lentini che ha transitato in quinta posizione, quindi dovrà e deve assolutamente recuperare per non perdere altri punti importanti. Alessandro Lentini che sta girovagando l'Europa, domenica scorsa erano in Olanda al confine con il Belgio, poi una discesa rapida fino qui in Basilicata per cercare di essere tra i migliori e confermare la leadership. Inquadrato per un attimo il numero 8, Giuliano Mancuso, che occupa la terza posizione con la Husqvarna del team Evo Plus, cerca di emulare il fratello, lui che però si dedica con più attenzione e con più continuità all'enduro. Sì, grande, bella gara finora del più piccolo dei Mancuso, che negli ultimi mesi sta crescendo tantissimo, sta facendo degli ottimi risultati sia a livello di Supermare Cross ma sia anche e soprattutto a livello di enduro, grande crescita, si vede che avere un fratello così forte gli dà stimolo, tant'è che sta arrivando alle spalle, attenzione perché sta arrivando alle spalle di Luca Milani, mentre parlavamo di Michele Gaballo, 13 anni e mezzo, perché da 13 anni in poi si può gareggiare con le 125, lui ha scelto di farlo subito e tanto l'attacco che riesce da parte di
Giuliano Mancuso che va a guadagnare la seconda posizione. I tempi, un rischio se l'è preso, una bella pedata a terra, mentre Milani probabilmente anche lui inizia a sentire il dolore al ginocchio. È una bella botta, bella in senso assolutamente non letterale al ginocchio, lo ha messo in difficoltà, non è voluto mancare all'appuntamento con il Super Mario Cross, invece salterà proprio per questi problemi, per non aggravare la situazione, salterà la prossima prova di italiano a Montalbano per evidentemente cercare di salvare il salvabile. È stato qui con noi a Policoro, è in terza posizione, ora dovrà difendersi perché dietro c'è Luca Lippi, il 501 sta arrivando Alessandro Lentini che vuole recuperare l'inquadratura a campo lungo, ci fa vedere dietro alle spalle di Luca Milani c'è un doppiato, non abbiamo, e c'è Lentini, attenzione perché Lentini infatti è transitato in quarta posizione, mi era sembrato di vedere la muta da gara di Alessandro, ora inquadrato Er Giraffa, come lo chiamano i ragazzi del suo team, Andrea De Michelis, il suo meccanico e segnalatore, che sta cercando di recuperare, grintosissimo il giovane reattino, tanta grinta, tanta cattiveria, un ottimo fisico anche per lui, però anche se quest'anno c'è da dire ha un problema al polso, quindi ha delle scusanti molto valide, che non sono scusanti, sono realtà, però anche ad Alessandro manca quel qualcosa in più per essere tra i migliori del campionato europeo, le potenzialità le ha, un'ottima moto, un ottimo team che lo segue, però non è riuscito fino ad ora ad esprimersi come fa nel Super Mario Cross. Alessandro è una grande manetta, è uno di quelli che se quando c'è da cacciare il carattere non gli manca. Finora sì, a livello nazionale ha sempre fatto grandi risultati, è stato uno dei migliori a livello minicross. Speriamo ora riesca a crescere bene anche nella 125 a livello internazionale. Sì, poi ci sarà il passo nella 250 anche perché il suo fisico glielo consente, è anche un po' troppo grosso, esatto, per la 125, pesante, massiccio, ed ora va all'attacco di Luca Milani, è un contatto con chi fino allo scorso anno lo ospitava sotto la sua tenda. Oh, ma non c'è nessuna cattiveria naturalmente nel tentativo di attacco di Alessandro Lentini, che poi allarga, si beve un doppiato con grande facilità ed ora è pronto per sferrare l'attacco a 3 minuti e poco più dalla fine, più di 2 giri, pronto per andare a guadagnare la seconda posizione. Salta lunghissimo, traiettoria esterna, gas spalancato, neanche cerca di resistere Luca, sa che con con Alessandro Lentini è difficile mantenere è difficile riuscire a contrastarlo, e infatti passa in terza posizione ed ora ad inseguire un Giuliano Mancuso che però è abbastanza lontano, ci sono 10-11 secondi da recuperare, che non sono pochi, però vedremo se nei prossimi minuti Giuliano Mancuso, numero 8, riuscirà ad aumentare il ritmo e se riuscirà a tenere testa al recupero di Alessandro Lentini, con Riccardo Lauretti al comando indisturbato, il numero 39, un vantaggio di 12 secondi, così ci dice il monitor, nei confronti di Giuliano Mancuso, inquadrato ora alle prese con un pilota da doppiare, il numero 4 Giuseppe Andronico, e c'è da segnalare la partecipazione di Giuliana Wagerle, numero 23, la ragazza che è in pista per cercare di imparare ancora di più, la calabrese di Soverato, 16 anni, giovanissima, anche lei viene dal minicross dove ha percorso tutte le tappe, anzi no, ha iniziato dall'85 ed è ora in pista con la 125, per le ragazze è un po' più complicato, anche se tra le ragazze noi italiani non ce la passiamo assolutamente male, con la 3 volte campionessa mondiale, attuale leader della classifica, Chiara Fontanesi, e poi Franci Nocera e tante altre, quindi un bel movimento quello del motocross femminile. Sì, sì, un bel vivaio e soprattutto il piacere di vedere sempre più donne, sempre più ragazze appassionarsi a questo sport. Già oggi, solo oggi, col corso per i bambini Hobby Sport, abbiamo avuto il piacere di mettere su per la prima volta 5 bambine. Bello, bello, speriamo sempre di più che questo sport diventi un po' meno maschile. Sì, d'altronde le caratteristiche fisiche spesso sono maschile, ma la leggiadria, la leggerezza nella guida delle ragazze può aiutare, perché spesso, come dici te, non si guida di potenza la moto, ma si guida con le ginocchia,
con le mano, con la mano morbida sull'acceleratore, sulla, quindi... si guida molto di fino, molto di tecnica. Esatto, è un po' cambiato anche perché le moto attuali permettono questo tipo di guida, gareggiare con i 500 due tempi di una volta era un po' più complicato. Allora, lasciamo la divagazione, la classifica non ci mostra nulla di particolarmente nuovo, i tempi sul giro si equivalgono, si riduce il divario di Alessandro Lentini, ma si riduce anche il tempo prima della fine della gara, per cui a questo punto recuperare 6 secondi non sono poi così tanti, quindi chissà, un paio di giri esagerati da parte di Alessandro potrebbero servirgli per arrivare a ridosso del leader. Sì, anche perché comunque sulla sabbia, su questa tipologia di gare, la gara finisce solo alla bandiera a scacchi. L'errore è sempre dietro l'angolo e non bisogna mai mollare, mai calare la concentrazione. Infatti vediamo già qui all'ultimo passaggio divario calato tra Mancuso e Lentini di molto, sì, solo a 4 secondi. Dicevi che quando c'è da tirare fuori il carattere lui lo tira fuori e lo sta tirando fuori in questo momento, e sono sicuro che Alessandro non vuole arrivare terzo, no. Per cui se Giuliano vuole mantenere la seconda posizione mi sa che tocca eccoli, li vediamo inquadrati, ha allargato il campo il cameraman sulle indicazioni sicuramente di Luca Noce, che sta gestendo alla grande come sempre i pulsanti della regia. Ecco Giuliano Mancuso e subito dietro arriva Alessandro Lentini, un po' ora forse in difficoltà nel tentare il doppiaggio di Michele Gaballo, il tredicenne poco più che si sta comportando bene nel gruppo dei primi 10, per cui direi che è un ragazzino che potrebbe continuare la sua crescita in questa difficile specialità. Mentre per il momento si è stabilizzato il ritardo di Lentini, un paio di pedate a terra per cercare di mantenere il contatto con la sella della sua moto e non essere disarcionato. Domenica scorsa chi ha avuto modo di vederlo, un cappottone di quelli epici per Alessandro, fortunatamente senza nessun problema fisico, e questo è importante, ha capito dove ha sbagliato, ha capito che la sabbia olandese va presa con le pinze, le molle, va presa con grande decisione, ha pagato pegno e ora sta cercando invece in questo momento di recuperare, ma mi sembra che si sia stabilizzata la situazione con Alessandro Lentini. Questo è un pilota mi sembra doppiato che non è interessato alle posizioni di vertice, sì, è aumentato il divario. 58 per Mancuso mentre 51,6 all'ultimo passaggio per Alessandro, che ha perso qualcosina anche a causa dei doppiaggi. Esatto. Ma onore al merito veramente a Giuliano, perché sta facendo una grande gara. Lui viene dall'enduro e sta seguendo le orme del fratello e nel Supermare Cross dice la sua. Sì, sta facendo una grandissima crescita. Ormai è uno dei pretendenti al podio ad ogni gara. Sta crescendo veramente veramente tanto e sono sicuro che negli anni prossimi anche nell'MX2 sarà uno di quelli che dirà la sua, come la sta dicendo la sua in questo momento il leader incontrastato. Ce ne eravamo un po' dimenticati, ma eccolo pronto per essere inquadrato e immortalato quando transiterà sul traguardo la KTM SXF 125 di Riccardo Lauretti, 15 anni per il pilota della provincia di Latina, ormai indirizzato verso la bandiera a scacchi, si sta per aggiudicare la sua manche senza troppi problemi, è partito al comando, ha messo tutti in riga ed ora eccolo che viene fermato dalla bandiera scacchi, sicuramente soddisfatto, e vedremo ora dall'inquadratura come si risolverà il duello, ma non penso che sia un duello alla distanza quello che ha visto impegnati Mancuso e Lentini in questo ultimo giro, visto che rimangono nelle medesime posizioni. Nessun cambiamento ed ora l'abbraccio da parte del papà a
Lauretti per essere indirizzato poi verso il podio per le interviste con Giuliano Mancuso e con Alessandro Lentini, che non è sicuramente soddisfatto, ma vabbè, la sportività prima di tutto, si è andato subito a complimentare, ma forse mostrava qualcosa, sì, a una botta, chissà, sì, forse qualche pietra, qualche sasso, perché c'è una bella sabbia fine nella spiaggia di Policoro, ma c'è invece, vedete, anche inquadrate proprio sulla battigia, ci sono delle pietre importanti, chissà, sì, che non sia arrivata addosso, e sembra di sì, dai gesti che sta facendo, una botta al naso o al labbro per Alessandro Lentini. Comunque, vabbè, nulla di irrecuperabile fortunatamente per Alessandro, e che sarà pronto a far festa sul podio, ce lo auguriamo, glielo auguriamo che non sia di poco conto l'infortunio. Lui che se la sta giocando anche nelle selettive del campionato italiano 125, domenica prossima invece, come detto, sarà a Talavera per il terzo round dell'Europeo 125. C'è Boris Casadio invece che ci farà sentire appunto cosa è successo a lui e agli altri piloti protagonisti di questa gara della 125. Alessandro Lentini, siamo in diretta, per cui pronti per accogliere con un grande applauso Alessandro Lentini, che sta un attimo sanguinando, per cui dopo un urto. Beh, Alessandro, cosa è successo in questa manche? Sono partito malissimo, purtroppo un contatto nel cancello, sono uscito fuori male, poi mentre stavo recuperando, sono partito praticamente ultimo, poi stavo recuperando tutto, solo tutto. Che mentre stavo dietro Lippi, vabbè, qui su questa curva che ci sono molti sassi, è arrivata una sassata sul labbro, che già avevo preso un infortunio domenica a Barti, guarda, ora fa tanto male, e avevo paura pure che mi ero rotto il dente, perché purtroppo il dente davanti già me l'ero rotto quando ero piccolo, però vabbè, dai, sono contento, la gara l'ho vinta, anche se non ho vinto la manche, però ho portato a casa punti importanti per vincere questo campionato, e voglio ringraziare il team Mototecnica che mi sta dando una grande mano, gli sponsor e il mio allenatore Daniele Bricca e i miei genitori. Complimenti all'alfiere ovviamente della Husqvarna, del team Mototecnica Sanix. Ragazzi, seconda piazza per un endurista fortissimo, un pilota davvero tosto, da Messina, team Evo Più, il nostro Giuliano Mancuso con la sua Husqvarna. Bene, sull'onda di tuo fratello in 125 vai sempre più forte, oggi è arrivato una bella medaglia d'argento. Sì, sono contento, purtroppo la prima manche ho fatto qualche errore di troppo nel superare Milani, sono caduto e ho perso un terreno importante, quindi era difficile recuperare. Oggi la seconda manche sono partito bene, ho gestito bene, ho finito secondo, sono contento, vorrei ringraziare la mia famiglia prima di tutto, e tutte le persone che mi seguono, il mio presidente Antonio Romeo, che anche se oggi non è presente fa di tutto per me, quindi sono molto contento e vorrei dedicare questa vittoria a loro, ecco. Complimenti, ora veniamo al vincitore, ragazzi, l'alfiere ovviamente del team Milani, il nostro Riccardo Lauretti, il pilota capitolino. Beh, insomma, Riccardo, una gara tosta, ma è arrivata ancora una volta un'altra vittoria. Sì, dai, ci siamo rifatti dalla gara precedente, dalla prima manche, dove ho avuto un problema tecnico alla moto, sfortunatamente, che ha compromesso l'andamento della prova, però dai, ci siamo rifatti, abbiamo rifatto la moto e speriamo, dai, di riprovarci e di stare sempre all'interno del podio. Bene, a questo punto andiamo alle premiazioni con i protagonisti della 125. Andiamo subito al podio, grazie. Sì, podio per la classe 125, ma già pronti a scattare tra pochissimo, dopo gli highlights proprio della classe 125, avremo la gara della classe 85, ma andiamo a vedere appunto con Giuliano Mancuso il momento dell'attacco. Già Lauretti è davanti indisturbato, il momento dell'attacco da parte di Giuliano nei confronti di un acciaccato al ginocchio Luca Milani, che qui deve capitolare anche con Lentini, che lo attacca all'esterno senza timori reverenziali per il leggermente più anziano, magari avere 21 anni, di Luca Milani. Ed ecco la bandiera a scacchi, finalmente torna la vittoria. Riccardo Lauretti, nessun gesto, si tiene dentro la soddisfazione il giovane pilota di Pontinia, che ora sarà al centro del podio della FX Action del Motoclub Overcross. Lo scenario, le barche a vela, questa mattina uno spettacolo, catch serve e quant'altro per animare ancora di più, se mai ce ne fosse bisogno, lo specchio di mare davanti al tracciato, con
La terza posizione in questa manche, ma la vittoria nella classifica assoluta per Alessandro Lentini. La seconda posizione per Giuliano Mancuso, non è abituato ad andare al terzo posto, si stava mettendo al centro, vabbè, ci sta anche un po' di paura, di spavento, abbiamo sentito, perché una sassata, un sasso sui denti, sul labbro, non è piacevole. E pronto, poi lo vediamo inquadrato, chi consegnerà materialmente le coppe, il presidente dell'Overcross. Devo dire che come sempre anche quest'anno hanno fatto un grande lavoro di preparazione per far sì che anche questo quarto round degli Internazionali d'Italia si fosse svolto e venisse portato avanti nel migliore dei modi. No, è Roberto Bianchini in questo caso che va a consegnare le coppe, gli fa da testimone appunto Antonio Farina, presidente dell'Overcross di Nova Siri, con la coppa per il secondo classificato. Arriva ora Riccardo Lauretti, che si era perso evidentemente raggiungendo il podio del quarto round Internazionali d'Italia su sabbia, il round di Policoro, la Basilicata che ci accoglie nel migliore dei modi anche in questo 2015. In altri trofei il più scontento, il più scuro in volto è Riccardo Lauretti, ma rimane comunque leader della classifica, questo è importante. Esatto. Comunque tutto, Lentini rimane in testa, nonostante si dimostra un osso duro, perché nonostante la botta ha fatto comunque una grande rimonta. Mancuso dimostra di... Si conferma un altro grande pilota in crescita. E poi lì in vetta Lauretti che 15 anni, ricordiamo, si conferma anche lui una grande manetta del vivaio italiano. Sì, e poi tra l'altro è uno dei più giovani, per la prima volta sta disputando l'intero torneo del Supermare Cross, anche le selettive dell'italiano, dove si sta comportando bene, per cui direi che anche Lauretti è un pilota da seguire con attenzione nelle prossime gare. Ora intanto attendiamo l'ok, perché partiranno tra poco per la loro seconda manche i piloti del mini cross. Vedremo le moto, intanto la sabbia è comoda, perché basta dare una sgassata, si affonda la ruota posteriore e non c'è bisogno del cavalletto. Bravissimo, quindi, esatto. Almeno sotto questo profilo si rivela utile. Il grandissimo pubblico di Policoro, ancora una volta non è mancato l'appuntamento con la spiaggia del Lido Bambulé, che ci ospita anche quest'anno, leggermente spostata la location rispetto agli anni precedenti. Emilio Scuteri, lui è il dominatore incontrastato di questa stagione del Supermare Cross, un ragazzino che sta crescendo bene. Sì, un grande talento del Sud Italia, sta crescendo tantissimo. Lui calabrese, ma licenziato nel Lazio sì, corre per i colori del team Wiss Racing, sta veramente crescendo molto molto bene ed è veramente e anche a livello nazionale sui terreni duri sta veramente facendo grandi cose. Sì, anche nel campionato italiano minicross negli anni scorsi, in questo inizio di stagione nelle selettive, si è messo in evidenza, così come Riccardo Girolami, che abbiamo visto inquadrato in seconda posizione nella gara precedente, in seconda posizione anche per quel che riguarda i tempi di questa mattina, un ragazzo campano, Kumarika sì. Bike. Sì, Ricky è un'altra speranza del motocross campano, anche lui sta crescendo tantissimo, sta facendo delle ottime cose sia nel Supermare Cross che nelle selettive junior del motocross junior. Scusa, era stato a lungo in seconda posizione, poi era stato superato da Carmelo Ferla, un altro ragazzino che va forte, ma anche qui c'è da dire che la supremazia di Scuteri è fuori discussione. È fuori discussione, mediamente sta tra i 5-6 secondi al giro rispetto il secondo, questa tipologia di terreno. Non ce n'è nessuno. Perché anche lui è cresciuto, seppur sia giovanissimo, non ancora tredicenne, Emilio,
è cresciuto nel Super Mario Cross, nel mini cross possono gareggiare ragazzini dagli 11, 12 e 13 anni, categorie junior e senior, poi una volta compiuti 13 anni, se si vuole, si può gareggiare anche nella 125, come ha fatto Gaballo poco fa, ma giustamente Emilio è rimasto nell'85 anche perché è seguito da un buon team, il team di Fabio Viss, il team romano, disputa le selettive del campionato europeo, anche lì qualche segnale, qualche piccola speranza l'abbiamo avuto dalla prima selettiva in Slovenia con diversi nostri ragazzi che si sono messi in evidenza, quindi speriamo che il lavoro che voi della federazione, ma non solo, perché ci sono anche dei tecnici extra federazione che lavorano, Daniele Bricca perché mi viene in mente ora perché l'ha nominato Alessandro Lentini, ma speriamo che continuino a sfornare piloti di buon livello. Emilio sicuramente è uno di quelli da tenere d'occhio, la tabella rossa, qui invece spiegazioni, curva al morbido, hai visto proprio il gesto delle mani di chi accompagna il numero 555 Enrichi Girolami, era proprio morbido, come per dire guida la moto morbido, tranquillo e falla scorrere, vero? Sì, verissimo. Anche dalle selette, la prima prova delle selettive in Slovenia, soprattutto dalla classe 85, sono venuti fuori degli ottimi risultati, soprattutto da Capuzzo. Capuzzo, esatto, ha fatto sua un'ottima gara. Domani e dopodomani ci sarà la seconda selettiva sul tracciato di Odolo. Si giocherà in casa. Su un terreno duro, pista che conoscono perché per anni ha ospitato il minicross. Qui sono tutti ragazzini che hanno iniziato a correre dall'età di 8 anni praticamente, quindi conoscono bene la pista di Odolo. Per cui si spera si possa fare ancora di più rispetto alla prima in Slovenia. E ce lo auguriamo che l'area del Bresciano, di Odolo, porti bene. Noi domani e dopodomani saremo a Montalbano, ma chi è nel nord Italia non deve perdersi la gara di Odolo, perché ci sono i mini crossisti, c'è la 65, l'85, c'è il campionato europeo quad cross e sidecar cross, quindi direi che è una bella giornata da passare a Odolo. Magari se non avete voglia di stare davanti al televisore, ci rivedrete poi nelle tantissime repliche che verranno diffuse sui vari canali in streaming, come è possibile fare oggi. E si abbassa il cancello, la seconda gara della classe 85 che scatta Girolami, 555 all shot anche in gara 1 per lui, un intruppo dietro il 71 ed il 71 Messina, il 333 Eritano che sono rimasti fermi, ma nessun problema. Intanto allora Scuteri, eccolo là, è partito male. Transitato terzultimo alla prima curva, sicuramente il peso maggiore si fa sentire, ormai lui è molto grande, sarebbe quasi fisicamente anche quasi pronto per un passaggio nella 125, per cui si fa sentire, però già vediamo che ormai è già secondo, già si sta affiondando verso le calcagna di Girolami. Qui se ci piacerebbe vincere facile daremmo lui per vincente, quindi è molto semplice la previsione, tant'è, con tutto primo passaggio già primo Riccardo Girolami, bravissimo, ma combattere contro Emilio non è assolutamente cosa semplice, e infatti è già lì davanti, è partito male, quasi in fondo al gruppo, e guardate già in poche centinaia di metri quello che è riuscito a recuperare nei confronti di Riccardo Girolami, che è più giovane, 12 anni ancora forse da compiere per Ricky, invece quasi tredicenne Emilio, che se ne sta andando. Qui è facile prevedere un assolo indisturbato, il peggior avversario di se stesso a questo punto è proprio Emilio Scuteri, che sta guidando con grande semplicità la sua moto, inquadrato ora il 555 Riccardo Girolami, che vede già aumentare notevolmente il suo distacco, che sale in un solo giro a 7 secondi, 48,6 il tempo sul giro per Scuteri, 56,4 per Girolami. E attenzione perché Carmelo Ferla sta tornando su anche lui, il pilota del motoclub Lanteri, secondo nella gara precedente, vuol bissare il risultato ottenuto nella manche precedente, e potrebbe riuscirci, visto che sta anche lui spingendo forte
la sua Husqvarna 85 con il numero 17, bella inquadratura per lui con lo sfondo, la barca a vela, il mare di Policoro, un po' più incerta la guida, anche lui fisicamente direi che già è una caduta. Attenzione, mi sembra la maglia di Girolami, non vorrei, era una maglia rossa del Kumarican Bike, mi auguro per Girolami di no, e invece purtroppo è proprio il 555 che sta cercando di rialzare la sua moto da terra per cercare appunto di riprendere la gara. Peccato, ci sta la sabbia insidiosa, difficile da interpretare, si paga pegno velocemente, questa volta l'ha pagato il pegno pesante il numero 555, superato nel frattempo da Francesco Riolo, lo vediamo sempre sul monitor di servizio dei tempi dell'Ultracross che ci agevola il lavoro. E Girolami mi sembra sì, è riuscito comunque a transitare in quarta posizione, quinto è Eritano, poi Crea, Messina, Romano, Paglionico e D'Angelo. Intanto qualche rischio che si prende Carmelo Ferla, che sta cercando di tenere il ritmo, non dico che sia impossibile, ma 49,2 il tempo sul giro di Scuteri, 56,6 per Ferla. Bravo Carmelo, il numero 17 inquadrato, ma Scuteri sta facendo ancora una volta un altro sport, si suol dire in gergo. Sì, dimostra un ritmo insostenibile per tutti, fa veramente tempi che per l'85 sono da riferimento assoluto. Facendo i tempi della 125. Potrebbe realmente correre nella classe maggiore. Assolutamente. E riuscire a fare questi tempi con una moto di così piccolo cilindrata, con poca delle potenza, ruote così piccole, sospensioni così, è davvero, davvero notevole. Guardate come guida, si allunga dietro, proprio tecnica classica da sabbia, allunga le braccia, si mette seduto sul parafango dietro, tiene la ruota anteriore sollevata e fa scorrere la moto. Guardate, sì, è lui, è la dimostrazione, bravo, che su questi terreni bisogna avere una familiarità, una conoscenza specifica. Guardate come danza nelle curve, come va ad appoggiare sulla curva successiva, sulla sponda, leggero, bravo, veramente una bellissima guida quella che sta mettendo in campo Emilio, che nonostante il primo posto con tanti metri di vantaggio, anzi 31 secondi di vantaggio nei confronti di Ferla, continua ad essere il più veloce, sempre sotto e costantemente sotto il 50 secondi. Intanto una scivolata e non sono riuscito a vedere il numero del pilota, ma nessun problema, stava già rialzando la moto, e lui, la tabella rossa che diventa sempre più incandescente, il numero 95 Paglionico. Mattia Paglionico, il toscano, che è sceso anche lui, è tra i più giovani, solamente 11 anni Mattia, quindi probabilmente il più giovane dei piloti in pista, insieme e seguito da Marco Maddi, è sceso anche lui qui per cercare di apprendere sempre di più, di essere più veloce e di poter competere negli anni futuri con Emilio Scuteri, che se ne sta andando indisturbato, e dicevo proprio che nonostante sia in vantaggio con oltre 35 secondi di vantaggio, scusate la ripetizione, nei confronti di Carmelo Ferla, anzi quasi 40 secondi, continua costante, addirittura ora 48,9, incredibile, bravo Emilio, veramente bravo. Sì, questa è la dimostrazione della superiorità tecnica. Sicuramente lui è anche il più grande dei ragazzini, per cui anche questo lo agevola un po', però la tecnica è superiore, galleggia in maniera eccezionale, sembra molto, molto in piedi, molto caricato sul posteriore, avantrino leggero, piedi sempre sulle pedane, tecnica davvero di un altro livello, ammirevole. Infatti guardate, con tutto il rispetto e il bene che vogliamo a Carmelo, è un altro, si nota proprio anche all'occhio, un non esperto può notare la differenza di guida tra Emilio, Ferla, Girolami, Riolo, Eritano e Crea, che stanno navigando a differenza di Scuteri, che galleggia e va forte. Gli altri stanno un po' tribolando, ma è così, d'altronde le capacità sono innate per il bravissimo Emilio Scuteri, che si avvia alla conclusione, verso la conclusione di questa gara, un minuto più due giri per vedere cosa cambierà. Addirittura lo sta doppiando, quindi supremazia assoluta ed indiscussa da parte di Emilio Scuteri, che è riuscito a fare quello che a pochi riesce in una gara, a doppiare il secondo nella classifica. Ma
gli aggettivi li abbiamo esauriti solo, per definire Emilio. Questa gara dimostra non solo una grande superiorità tecnica, ma anche una grande determinazione, sì, una certo. grande voglia di far bene di andare bene. Sì. Con queste differenze sarebbe facile accontentarsi, gestirsi dopo due giri, invece lui no, sta continuando a martellare. Continua a stare sempre sotto il 50, ha appena doppiato il secondo, ma continua, spinge. Grande carattere, determinazione, bravo veramente Emilio, ormai il tempo sta per scadere. Quando transiterà sul traguardo gli saranno segnalati gli ultimi due giri e lui continua, questa ormai è una sessione di allenamento, visto che ha doppiato tutti, non ci sono problemi per Emilio nel affrontare ora l'inizio degli ultimi due giri. Si allunga e guida proprio bene con leggerezza, lascia scorrere la moto, gran movimento di gambe e si mette a sedere pochissimo, cosa fondamentale per non affondare poi la ruota posteriore. Certo, lo dicevo proprio prima, guida molto 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 in piedi, molto spostato sul posteriore, avantreno leggero. Riesce a far galleggiare la moto in maniera eccezionale, quindi sì assolutamente, ormai è lanciato verso il successo Emilio Scuteri, che il suo fan club naturalmente festeggia, ci mancherebbe altro, una doppietta, una leadership nel campionato rafforzata ancora di più, altri 500 punti portati a casa per Emilio, che fra poco inizierà l'ultimo giro e poi la premiazione anche per loro, e poi ci trasferiremo un attimo velocemente per andare ad ascoltare due ospiti che ho convocato. Siamo leggermente in ritardo sul programma di gara, ma ampiamente in tempo per riuscire ad ascoltare due dei primatori di questa giornata, e il primatore invece nel minicross è proprio Emilio Scuteri. Ormai le inquadrature sono solo per lui, gli altri entrano nell'inquadratura solo perché sono doppiati. Un primatore assoluto va a percorrere l'ultimo tratto di pista e la bandiera a scacchi di Angelo Guerri sarà, eccola lì, pronta per essere srotolata e sventolata in faccia. Con piacere la vedrà ancora una volta per primo Emilio, che porta la sua KTM del Viz Motorsport davanti a tutti senza il minimo problema. Anche nell'ultimo giro ha chiuso a 49, per cui direi che il lavoro e il servizio è completo. Quindi subito al podio e poi andremo subito a sentire se ce ne sarà tempo, ma penso proprio di sì, chiedo conferma interna alla regia. Dovremmo poi avere modo di ascoltare due ospiti che avevo convocato, un piccolo studio Paddock Live Show per vedere quello che, per sentire le opinioni di due grandi protagonisti, con i piloti della classe 85 che si fermano. Scuteri 94 vince, come abbiamo detto più volte, Carmelo Ferla, Riccardo Girolami in terza posizione davanti ad Aldo Crea, Ritano e tutti gli altri. Intanto sì, sentiamo Boris che è pronto per le interviste di rito, quindi penso che vada Boris. Grazie Giancarlo, siamo pronti per andare a sentire le voci dei tre protagonisti del minicross. Cominciamo subito con l'asso campano, bravissimo, come American Bike Racing. Ce lo togliamo il caschino? Lo togli il casco? Bravo, così riusciamo a sentire la tua voce, a guardarti bene anche sul canale di Sport Television. Eccolo qua ragazzi, il giovanissimo e bravissimo Riccardo Girolami, una gara in lotta in rimonta con i colori della Cuma American Bike Racing di Napoli, bravissimo. Purtroppo ho fatto un'altra volta due errori e non sono riuscito a rimontare e la pista era tosta, c'erano molte buche, soprattutto i salti erano molto alti. È dura, anche perché poi si sono formate anche dei canali logicamente lungo la manche, ti affondavi quasi, ti abbiamo visto, ma alla fine sei comunque sempre risorto. Bravo, bravissimo Riccardo, complimenti ancora anche al tuo team. Ok, vorrei ringraziare mio padre, il team e Nicola Di Lucia che mi allena.
complimenti ancora e grazie, rimani con noi, poi andiamo al podio, ragazzi. Seconda piazza con la sua Husqvarna da Noto, Sicilia, lui è il fantastico Carmelo Ferla, ancora secondo, una gara tosta e qui è dovuto rimontare qualche piazza, però non sei partito subito davanti stavolta. Sì, rispetto alla prima manche ho fatto uno stacco al cancelletto migliore, la pista è molto bucata, infatti ho avuto difficoltà anche a superare i doppiati, però dai, è stata una bella gara. Volevo ringraziare il motoclub Lanteri, che è di Noto, e Tumino Moto e Mirmina Racing che mi fanno avere sempre la moto al 100%. Complimenti ancora. A questo punto, ragazzi, chiudiamo la carrellata con già campione italiano minicross, protagonista sia nel minicross sui terreni professionali che sulla sabbia. Il dominatore di oggi è fantastico, pilota calabrese Emilio Scuteri. Grande Emilio, senti qua i tuoi fans. Sì, è stata una bella gara, sono partito malissimo alla partenza, ma ho preso subito un buon ritmo e sono riuscito a vincere. La pista era molto bucata, segnata, però ci siamo divertiti. Allora, ricordiamo, il team è il team WIS di Roma, la moto è la KTM e questi sono i tuoi fans. Glielo facciamo un applauso ai fans. Facciamoli vedere, guarda che sono tantissimi, Boris. Allora andiamo direttamente al podio, andiamo al podio con loro tre, ragazzi ci incamminiamo, lasciate le moto visto che siete qua, rendetevi utili e poi noi andiamo al podio con i protagonisti, grazie. Subito. E allora gli highlights, highlights per la classe 85, c'è poco da dire, c'è poco da dire perché qui anche se partisse penso, visto che ha doppiato tutti anche con un giro di ritardo, con il massimo, lo ripeto, rispetto per tutti gli altri, ma bisogna essere realisti e onesti. Emilio è di un altro livello in questo Super Mare Cross. Complimenti a Carmelo per cercare di contrastare il passo di Emilio, a Riccardo, ad Aldo e tutti gli altri, ma è lui, è il più forte, come nel motocross mondiale, il più forte nella MX2 è Erlins, che spesso si rovina da solo. Qui è più intelligente Emilio perché non commette errori nonostante continui a picchiare come un martello, è lui che si aggiudica anche questa gara qui a Policoro con una velocità tale da non ammettere repliche da parte degli altri. Quindi ora la premiazione per conoscere i piloti della classe 85, li abbiamo visti già in faccia e ora andiamo a vederli ancora con la consegna delle coppe da parte, penso, l'ho visto lì sul podio, il presidente Antonio Farina, ma poi non penso avremo il modo di ascoltare i due piloti che avevo invitato, erano Ale Lupino e Marco Maddì, che sono scappati a preparare il palco per il palco, sì, io stavo guardando il palco, scusate tanto, e vabbè, a preparare il cancello di partenza, non è che si sono messi a fare i manovali in questi minuti, il cancello di partenza viene consegnata, viene chiamato il terzo classificato Riccardo Girolami, viene chiamato il secondo classificato Carmelo Ferla e tra poco al centro del palco il vincitore Emilio Scuteri che cercherà di trovare posto tra le sue tante coppe per andare a trovare lo spazio anche per piazzare questa che si porterà a casa quest'oggi. Con un'altra vittoria non mette in chiaro ancora di più la sua supremazia in questa classe 85. Antonio Farina, appunto, chiamato da Boris Casadio a consegnare le coppe dal terzo classificato Riccardo Girolami, poi Carmelo Ferla, come avevo detto, e poi con il vincitore Emilio Scuteri, mentre noi in cuffia sentiamo già il rumore delle 4:50 in preparazione. Come ho detto, abbiamo invitato Marco Maddì, il papà Corrado era molto attento oggi perché ha detto non perdere tempo che devi preparare il cancello, è cosa che può fare solamente il pilota, quindi mi è scappato Corrado che di preparazioni al cancello ne sa e come, e lo ha chiamato, infatti giustamente ora siamo già in addirittura d'arrivo per quel che riguarda la premiazione, l'ennesimo trofeo portato dal vincitore, noi uno stacco pubblicitario, a tra poco.